Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi parliamo un po' della notizia del giorno, ovvero dell'hack avvenuto su Binance, che è costato all'exchange, attenzione soltanto all'exchange perché è lui che ha coperto poi i danni per tutti gli utenti, 7.000 bitcoin, quindi circa 40 milioni di dollari. Nel video vi mostro cos'è accaduto, quindi com'è avvenuto l'hack, che cos'è stato compromesso, quali sono le buone norme di sicurezza da attuare adesso per evitare che magari il proprio account sia stato compromesso e soprattutto andiamo a investigare il disaster recovery che Binance ha, a mio parere, egregiamente portato avanti, quindi tutti i postumi di questo attacco. La domanda che vi faccio è: secondo voi, ve l'anticipo già, ve la rifaccio anche alla fine, questo attacco porterà dei danni alle cripto, in particolare alle altcoins, di cui Binance detiene praticamente l'80% dei volumi di mercato, ora che non si potrà più depositare e ritirare altcoins, anche se il trading non è in pausa? Cosa ne porterà secondo voi? Ditemelo nei commenti. Prima di iniziare vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un bel like, che così io vedo il vostro apprezzamento e sono sempre più incentivato a continuare a produrre. Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, cliccate la campanellina, che così venite notificati immediatamente di tutti i miei nuovi video. Detto questo, andiamo a vedere che è successo e cosa fare. È tutto iniziato questa notte, quando improvvisamente, per motivi di manutenzione non ancora meglio specificati, Binance ha dichiarato di mettere in pausa i depositi e i ritiri di tutti i wallet. Questo ha scosso molto, perché ovviamente è capitato spesso di dover fare delle manutenzioni del genere, però solitamente c'erano dei grossi motivi dietro, oppure erano preannunciate da molto tempo, e quindi una cosa così improvvisa ha spaventato un po'. Tant'è che poco dopo è stato dichiarato in un annuncio ufficiale, nonché nei tweet, il fatto di aver subito appunto una breccia nella sicurezza. Cos'è successo di preciso? A quanto è stato ad ora annunciato da CZ e dalla pagina, i social di Binance, praticamente è stato fatto un attacco su larga scala da parte di un gruppo di hacker che hanno utilizzato metodi misti, che vanno dal phishing al malware, al virus, insomma varie tipologie di attacco agli utenti e all'exchange, a quanto pare, perché non si parla soltanto di phishing, qua si parla addirittura di una breccia nella sicurezza dell'exchange, che è una cosa che non ha precedenti, attenzione, erano già accaduti degli attacchi che hanno coinvolto Binance, però erano sempre stati indirizzati solo ed esclusivamente agli utenti, come ad esempio quei casi di phishing in cui, utilizzando dei domini fittizi molto simili all'originale, magari cambiando una lettera o mettendo qualche simbolo strano per l'appunto, si reindirizzava gli utenti a una falsa pagina di login, gli si prendeva le credenziali e poi si andava a creare un API dentro al loro profilo che manometteva da remoto, per l'appunto, cioè gli hacker, scusate, manomettevano da remoto i fondi e le operazioni degli utenti stessi. E questo però appunto è un attacco diretto all'utente e non all'exchange. In questo caso invece è stato dichiarato che l'exchange stesso è stato attaccato, che i suoi sistemi di sicurezza sono stati aggirati e di conseguenza il danno è nettamente maggiore e soprattutto non è stato fermato in tempo. Tant'è che questo attacco coordinato è riuscito a portarsi a casa 7.000 bitcoin, vedete, è stata indicata la transazione, cliccando su questo link la si vede, e praticamente è stato l'unico ritiro effettivamente portato a termine. Dopo che è stato diagnosticato questo problema, diciamo così, è stato fatto un blocco generale, si è deciso di procedere in maniera abbastanza brutale, appunto fermando completamente depositi e ritiri. Questa perdita ha coinvolto svariati utenti, perché ovviamente questi 7.000 bitcoin sono stati presi da diversi utenti che sono stati attaccati. Qui dice che sono stati recuperati i two-factor authentication di molti utenti, credenziali ovviamente, e le API keys, quindi è questo il modo in cui sono stati compromessi i wallet di diverse persone. I bitcoin ritirati sono stati prelevati dagli hot wallet,
wallet, quindi non quei wallet offline che chiaramente essendo offline non dovrebbero essere toccabili, e Binance dice che contenevano il 2% degli holding totali di Bitcoin dell'exchange. Quindi ecco, sicuramente non è una percentuale trascurabile. Come ha intenzione di procedere adesso Binance? Innanzitutto, fortunatamente, ha un fondo chiamato Seifu, non so se vi ricordate, ma è un fondo assicurativo, chiamiamolo così, che è costruito, alimentato nel tempo utilizzando una parte delle fees pagate dagli utenti, dai clienti dell'exchange stesso, quindi viene alimentato a crescere nel tempo in base all'utilizzo dell'exchange stesso. CZ, come tra poco andremo a vedere, vi mostrerò i suoi tweet, ha dichiarato che questo fondo è sufficiente per coprire completamente la perdita, quindi gli utenti non avranno alla fine nessun tipo di perdita, le perdite sono unicamente dell'exchange stesso, nella misura appunto di questo fondo, di parte di questo fondo, perché è stato dichiarato essere più grande comunque dei 7000 bitcoin ritirati. Come hanno fatto? Io ho fatto un post su Facebook un po' di ore fa, dove ho spiegato un po' l'accaduto, e la domanda è stata: ma come hanno fatto? La domanda è una bella domanda, perché effettivamente uno pensa che io ho le mie credenziali, il 2-factor authentication, poi quando si entra da un nuovo IP mi manda la mail che devo confermare, quindi uno dice ma sono al sicuro. Ecco, nessun sistema informatico è sicuro, neanche quelli più difficili, quelli che sembrano più difficili. Pensate che addirittura i siti governativi della sicurezza nazionale, piuttosto che i database che sembrano più irraggiungibili, sono stati raggiunti, bucati. Quindi non esiste un sistema informatico impenetrabile, e gli hacker lo sanno molto bene. Quando ci sono in ballo, tra l'altro, ovviamente delle criptovalute che sono valore online, valore su rete, ovviamente l'incentivo a dare il meglio di sé nel bucare queste tipologie di sistemi è massimo, perché è sufficiente appunto riuscire a fare breccia per portarsi a casa davvero tanti tanti soldi. Questo ovviamente ferma restando che riusciranno in qualche modo a fare cash out, cosa che, come vedremo, stanno cercando di complicargli. Detto questo, una buona norma, come sempre, vabbè, lo ripetiamo fino alla nausea, è tenere sempre i fondi offline, quindi su wallet, su cold wallet, dei quali non si espone mai la chiave privata, in un computer che sia attaccato alla rete. In questo modo io sono certo di avere accesso soltanto io a quel wallet. Ovviamente nel momento in cui qualche dato viene esposto, conviene spostarli in un altro wallet. Ci sono queste paranoie per la sicurezza che però, come vedete, sono ben giustificate. Chiaro, se parliamo di 100 euro, 200 euro, diciamo ma sì, corriamo sto rischio, non vale la pena diventare matti. Ma se uno ha un capitale di una certa dimensione, ecco, vale davvero la pena rifletterci bene e utilizzare tutte le norme di sicurezza, anche sfiorando la paranoia. Cos'altro si può dire su questo attacco? Beh, si può parlare dei postumi, perché ovviamente dopo il prelievo dei 7000 bitcoin, Binance si è accorto ovviamente di questa breccia nella sicurezza, ha fermato completamente depositi e prelievi senza alterare il trading per un tempo stimato di una settimana, quindi per più o meno una settimana non si potrà depositare e ritirare coin da Binance, e quindi insomma sapevatelo anche qua. Questo. In seguito sono state resettate le API di tutti gli utenti, procedura assolutamente ragionevole. Questo per evitare di avere in piedi online attive appunto delle API keys ancora malevole. Quindi se utilizzate bot, se utilizzate servizi di terze parti, applicazioni di terze parti che operano sull'exchange, sul vostro account tramite API, dovete ricrearla, e quindi fatelo. Una buona norma di sicurezza che aggiungo io per
Dopo l'accaduto è cambiare nome utente e password, se possibile, e cioè se possibile cambiare password, scusate, e soprattutto ricreare il two-factor authentication, quindi disabilitarlo e riabilitarlo con un codice differente, perché sapete che il two-factor authentication si basa su un codice che vi viene dato all'inizio, quello che inquadrate se utilizzate la fotocamera sotto forma di QR code, e da lì poi vengono generati ogni minuto dei token che garantiscono l'accesso. Ecco, quel codice lì magari è stato preso dagli hacker e pertanto vi conviene rigenerarlo creando un nuovo two-factor authentication login. E questo è quanto. Per quanto riguarda i postumi, se ne sono viste delle belle, se ne sono sentite delle belle. Tra l'altro, CZ aveva un AMA, quindi un Ask Me Anything su Twitter, dove rispondeva, era una sessione di domande e risposte praticamente 2 ore dopo all'attacco. E non è stato comunque rinviato e si è dimostrato veramente disponibile e trasparente. Io ve lo dico, apprezzo il metodo con cui Binance ha affrontato questo problema, perché, come vi dicevo, non esiste un sistema informatico inattaccabile. La differenza in questo caso, quando il sistema informatico deve gestire del valore, deve gestire valore per degli utenti soprattutto, la differenza sta nella procedura di disaster recovery. Se quest'ultima viene eseguita in maniera impeccabile, per me è un segno di comunque essere meritevole di fiducia. E questo è accaduto, secondo me. Perché il fondo ha coperto le perdite, la trasparenza c'è stata, è stato spiegato passo dopo passo che cos'è accaduto e soprattutto si è messo in primo piano per l'appunto l'utente. Sapete benissimo di altri exchanges che hanno fatto delle scammate clamorose proprio perché dicendo siamo stati hackerati, boh, hanno perso tutti gli utenti e ovviamente l'exchange si è sempre tenuto i profitti che ha fatto e buonanotte. Ecco, Binance ha deciso di non far così. Sicuramente è anche un suo interesse perché mantenere un buon nome ovviamente è la prima delle necessità di un exchange, di un'azienda che si pone comunque a un certo livello. Diciamo che attualmente nel mondo delle cripto ci sono poche aziende così avanti e così grandi anche. E d'impatto anche a livello mondiale, come Binance, e pertanto ha un nome da difendere. Detto questo, magari dopo parliamo un attimino anche di cosa è saltato fuori dall'AMA, che ci sono alcuni punti importanti, ma vi volevo mostrare prima il feed di Twitter. Perché ovviamente è stato un po' un aggiornamento continuo, è stato spiegato il discorso del fondo Seifu e soprattutto è subito arrivata un sacco di solidarietà. Ci sono stati tanti exchanges, quali Coinbase, vedete, che è stato citato, che hanno blacklistato questi addresses che hanno ritirato i bitcoin. Ovviamente sono stati tracciati, vedete ci sono numerose agenzie e aziende di analisi proprio di blockchain, che il loro lavoro è proprio seguire i movimenti, fare analisi di dati sulla blockchain come token analyst, che si sono resi disponibili per tracciare i movimenti di questi fondi, in modo che per l'appunto gli exchanges potessero blacklistarli e rendergli il più difficile possibile fare cash out o convertirli in altre coins per non fargliela far franca. E inoltre tantissimi si sono resi disponibili ad alimentare questo fondo per risarcire appunto gli utenti di Binance facendo donazioni, cosa che CZ ha rifiutato perché ha detto che non ce n'era assolutamente bisogno. Il fondo Seifu era già più che sufficiente a mantenere appunto un bilancio positivo complessivo, risarcendo tutti quanti gli utenti che hanno subito una perdita. Inoltre adesso forse non lo trovo più, però c'era Justin Sun che anche lui si era offerto di fare una donazione, ma un po' a modo suo. Eccolo qua, guardate, praticamente lui ha detto che avrebbe depositato 7.000 bitcoin in USDT, quindi 40 milioni di USDT, per comprare BNB bitcoin, ma anche già che c'era anche Tron e BitTorrent, così giusto per fare un po' di pump proprio con la massima trasparenza della serie. Oh, io ci metto i miei 40 milioni e
Pompotron e BitTorrent, quindi sapevatelo. Per fortuna il buon vecchio CZ ha detto grazie mille, ma non ce n'è assolutamente bisogno. Bravo, ben fatto, ben gestita la situazione. E ecco, la cosa che ha fatto più parlare di sé invece tra le varie proposte per il diciamo rendere difficile agli hacker di fare cash out e di uscire con la vittoria in pugno, ecco, di farla franca, è stato proposto di creare una transazione che distribuisse quei fondi ai miner, quindi una sorta di riorganizzazione della blockchain, però attenzione, non invertendo tutte quante le transazioni avvenute negli ultimi blocchi, ma con lo scopo di portare quei fondi, che sono quei 7000 bitcoin prelevati, distribuirli per l'appunto in maniera pressoché equa ai miners dei vari blocchi da lì in poi. Questo ha fatto molto discutere perché ovviamente era necessario il 51% dell'hash power, una sorta di 51% attack in versione un po' particolare, perché si puntava proprio a invertire, a alterare una transazione in particolare, non tutta quanta la blockchain. Era un double spending sempre, che però doveva escludere per l'appunto la transazione che era accaduta nei confronti degli hacker, quindi di cui avevano beneficiato gli hacker, a favore di una transazione in favore, scusate il gioco di parole, ma una transazione che portasse beneficio invece ai miner dei blocchi successivi. In questo modo gli hacker si sarebbero trovati con un pugno di mosche. Questo è stato deciso, è stato valutato come impercorribile, come una strada impercorribile, per due motivi principali, che in realtà sono più di due motivi, però io ve la riassumo un po'. Su Twitter poi trovate tutto se andate sul profilo di CZ. E il primo era l'onerosità economica, anche nonché ovviamente di organizzazione dell'operazione, perché occorreva mettere d'accordo il 51% dei miners, quindi occorreva dirottare l'hash power, occorreva quindi andare a ritroso a riorganizzare dei blocchi, che è energeticamente molto molto costoso, e poi chiaramente andava un po' contro il principio di immutabilità di Bitcoin. Sapete bene che Bitcoin è definito in realtà, ecco, nelle regole di consenso, se proprio andiamo a prendere il pelo nell'uovo, si parla di 100 conferme di blocco prima dell'immutabilità in reale, fatta e finita. Però ecco, sappiamo molto bene che noi tutti, community, vediamo Bitcoin come il distributed ledger, questo registro distribuito immutabile, una volta che abbiamo qualche conferma già, tant'è che gli exchange solitamente dopo sei conferme, che è il tempo medio deciso, cioè definito come dopo il quale il registro passato è immutabile, e pertanto ecco, andare a fare un'alterazione così profonda avrebbe scosso parecchio la community, un po' come successe al tempo con Ethereum Classic, col DAO fork, che è stato creato proprio sempre per invertire un furto avvenuto in seguito a un hack di uno smart contract. Però adesso non voglio parlarne. Ovviamente, infatti, Vitalik Buterin è intervenuto nella conversazione, nella discussione, dicendo la sua, ma adesso non stiamo troppo a perderci in questo. Ognuno è libero di pensare quello che vuole. C'è chi dice the code is law, c'è chi dice invece che è giusto tutelare in un certo qual modo le persone, però insomma io personalmente credo che sia giusta la decisione di lasciar perdere questa strada, perché davvero sarebbe stato a mio parere anche un duro colpo per Bitcoin, perché se si dice che è immutabile, poi si va a riorganizzare un sacco di blocchi indietro per invertire una transazione, ecco, poi uno dice sì, vabbè, ma allora la libertà dov'è? Dove sta il discorso di libertà assoluta che Bitcoin propone? Quindi giustamente l'exchange Binance ha incassato il colpo, ha imparato la lezione e guarda avanti dicendo dobbiamo migliorarci, abbiamo dei passi avanti da fare in termini di sicurezza, li faremo, daremo del nostro meglio, quindi per me è un bravo Binance. Spero che questo avvenimento non abbia ripercussioni sul mercato, perché non sarebbe giusto, comunque le cripto non c'entrano assolutamente nulla con tutto ciò. È un attacco informatico che ovviamente è stato incentivato dal valore in ballo. Di attacchi informatici ne avvengono sempre ovunque, come vi dicevo, nessun sistema è virtualmente impenetrabile. La differenza la fa
il disaster recovery che da Binance è stato, a mio parere, portato avanti egregiamente. Vi chiedo il vostro di parere, cosa ne pensate? Come vedete la situazione di oggi? Ovviamente dovrebbe incentivare a stare sempre più attenti alla sicurezza dei propri fondi, a lasciare sugli exchanges il meno possibile, giusto lo stretto indispensabile al trading, quindi tutto il resto tenetevelo nei vostri cold wallet, mi raccomando, la sicurezza deve essere un must, perché con la blockchain, con Bitcoin, con le criptovalute non si torna indietro, quindi una volta che voi perdete i vostri fondi è responsabilità vostra e pertanto non bisogna permettere che accada. Ditemi la vostra, ditemi cosa ne pensate delle reazioni di CZ, di quello che ha fatto, di ciò che è successo, e così ne discutiamo. Ragazzi, detto questo, vi faccio un caro saluto e alla prossima!